40.000 miliardi di euro. 40.000 miliardi di euro sono una somma imponente, davvero impressionante. Diventa addirittura spaventosa se pensiamo che l'aiuto al nostro paese, al solo nostro paese, previsto dal Recovery Plan, di cui si parla molto in questi giorni, ammonta a circa 226 miliardi. Qui invece parliamo di 40.000 miliardi. Non sono 40.000 miliardi di aiuti, sono il reddito, la ricchezza che in tutto il mondo si stima verrebbe mandata in fumo se noi smettessimo di preoccuparci della natura, dell'ambiente, dell'ecosistema, di tutti gli ecosistemi, marino, terrestre, forestale, chi più ne ha più ne metta, persino l'ecosistema del deserto ha una sua rilevanza economica. Questo significa che proteggere l'ecosistema e proteggerci dagli squilibri ambientali che stiamo creando comporta innanzitutto questo primo vantaggio: evitare di buttare via una imponente quantità di ricchezza che invece si produce, che si può continuare a produrre, mantenerla e consentire a questa ricchezza di aumentare nel tempo e magari di essere meglio redistribuita a livello globale. Significa creare nuovi posti di lavoro, significa non perdere tutto quel reddito che è collegato alle attività anche imprenditoriali, dei cosiddetti servizi ecosistemici, significa non soccombere davanti agli effetti del degrado del suolo, davanti al dissesto idrogeologico che in molte parti anche d'Italia, del nostro paese, di pianura, di collina, di montagna, ci mette ogni anno più e più volte davanti a disastri, a tragedie, con costi economici e sociali enormi. È per questo che a dicembre 2019 la Commissione europea ha pensato di lanciare una nuova iniziativa, il piano di investimenti per una Europa sostenibile. Come sapete, la Commissione spesso ama ricorrere a slogan o a nomi d'effetto, l'ha chiamato nuovo Green Deal europeo, una sorta di nuovo patto tra l'Unione Europea, gli Stati, i cittadini e le imprese per modificare fin dalle sue fondamenta l'economia, il modello di business su cui si fonda l'economia europea. Si deve cominciare da subito, già dal primo bilancio di lungo periodo dell'Unione, che dovrebbe coprire il periodo dal 2021 al 2027, e già da subito si deve cominciare a destinare la bellezza del 25% delle intere risorse di bilancio dell'Unione Europea a finanziamenti con obiettivi climatici e obiettivi ambientali, utilizzando programmi e fondi e strumenti finanziari già esistenti nel sistema dell'Unione Europea, come per esempio il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale o come il Fondo Sociale Europeo, ma anche fondi di nuova creazione, e tra questi da creare ex novo la Commissione tiene particolarmente al cosiddetto fondo o meccanismo per una giusta transizione, un fondo che è destinato a bilanciare eventuali squilibri che uno sviluppo imponente come quello che si spera sia indotto da questo piano di finanziamenti e di investimenti potrebbe generare. Quando un'economia ha una improvvisa accelerazione è facile che questa non sia omogenea, che ci siano zone che rimangono più indietro, zone che rimangono al palo, e quindi occorre incentivare soprattutto quelle regioni che non riescono a stare al passo delle altre. Ci dovrà essere un intervento di cofinanziamento degli stati, quindi con risorse statali, e tutto questo deve tradursi non solo in aiuti diretti, finanziamenti, ma anche in aiuti al prestito privato e quindi, per esempio, aiuti al sistema creditizio per concedere crediti agevolati, purché condizionati al raggiungimento degli obiettivi fissati, che sono quelli che interessano alla Commissione nell'ambito di questo nuovo Green Deal. Gli economisti, che conoscono molto bene il concetto di moltiplicatore degli investimenti, parlano di una potenzialità di generazione di nuovi investimenti nel pubblico e nel privato quantificata in circa 1.000 miliardi di euro. Ma l'obiettivo non è solo far crescere l'economia, l'obiettivo ultimo è soprattutto quello di farla crescere in un certo modo, in modo da far sì che entro il 2050
il blocco di paesi che oggi costituisce l'Unione Europea sia la prima regione del mondo a impatto climatico neutro. Tutto questo significa investire soprattutto su alcuni settori chiave, i più importanti, ma sono solo alcuni tra quelli previsti da questa iniziativa dell'Unione Europea. Sono ovviamente l'uso del territorio, quindi l'edilizia, in senso lato, edilizia pubblica, edilizia privata, infrastrutture, la filiera agroalimentare. Investire nella filiera agroalimentare sostenibile significa investire in ricerca e sviluppo, che per esempio consenta a tutto quello che è il settore dell'agricoltura sostenibile, biologica, integrata, eccetera, di diventare produttiva come l'agricoltura tradizionale che fa uso della chimica. Ancora pensiamo a investire in nuovi prodotti, nella ricerca su nuovi prodotti, che possono anche condurre a fare a meno di metodi tradizionali di produzione. È di questi giorni la notizia della possibilità di creare artificialmente attraverso colture cellulari della carne senza bisogno di ricorrere all'allevamento, e tutti noi sappiamo che l'allevamento è uno dei fattori di maggiore inquinamento delle società occidentali, l'allevamento intensivo in particolare. Ovviamente non penso ai pascoli verdi con una mucca ogni 100 metri quadrati, ma penso a quegli assembramenti di animali che naturalmente producono rifiuti, producono moltissima anidride carbonica, e sappiamo che l'impatto di anidride carbonica è l'elemento chiave per il clima. Bene, tutto questo è più di un progetto, aveva già iniziato a tradursi in atti concreti, naturalmente è arrivata la pandemia, ma in una comunicazione di settembre 2020 la Commissione Europea ci ha detto una cosa importante: non si avrà alcun arresto di questo progetto. Il piano di investimenti dell'Unione per obiettivi climatici è solo riorientato e rimodulato per abbinarlo al cosiddetto Recovery Plan o Next Generation Europe. I finanziamenti per risollevare l'Europa e l'economia europea dalle conseguenze della pandemia diventeranno quelli i finanziamenti da orientare in senso climatico e ambientale. Insomma, l'idea espressa dalla Commissione Europea è: dato che dobbiamo ricostruire da zero l'Unione Europea, paradossalmente la pandemia potrebbe costituire un'occasione per resettare tutto, azzerare e ricominciare secondo un'ottica nuova, secondo un modello economico completamente nuovo.